12:31 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, speciale Fringe Festival Milano off qui dalla fabbrica del vapore in compagnia di Barbara Risi. Buongiorno Barbara, ben ritrovata. Buongiorno, continuano le nostre maratone teatrali qui dalla fabbrica del vapore. Sento tanto Mentana. Sì, infatti. Tu, chi di due fa Marco da Milano? Dobbiamo decidere. Ah, ok, faccio io, va bene. Dobbiamo ricordare appunto che il Fringe Festival Milano off va avanti fino a domenica. Noi siamo qua a raccontarlo, cercando di intercettare tutti gli artisti che fanno le loro performance, i loro spettacoli, i loro musical, anche perché vediamo il piano di sopra qua, ad esempio, proprio alla Fabbrica del Vapore ci sono i musical, ci sono i monologhi, sempre qua alla Fabbrica del Vapore, e ci sono altri quattro teatri in giro sparsi per la città in cui andare invece a vedere gli altri spettacoli. Oggi parliamo ad esempio di due spettacoli che vanno in scena nello stesso identico luogo. Di chi parliamo, Barbara? Allora, abbiamo due spettacoli, ossia Elogio del Buio, in realtà c'è anche il titolo in francese, chiedo scusa per il francese, Elogio du Noir, che è una performance di teatro narrazione, autore Frida Morrone che è qui con noi, ripeto, è in Isola Casa Teatro, come lo sono anche la compagnia Kaleidos con lo spettacolo Gocce. Abbiamo con noi uno degli autori, Giulia Sara Borghi, e una delle interpreti, Giulia Amato, correggimi se sbaglio, va benissimo, è andata bene. Quindi cominciamo, sono due spettacoli molto diversi tra di loro, uno è uno spettacolo di narrazione, l'altro è una performance concerto, o almeno così è nella descrizione, ma ci correggerete se sbagliamo. Incominciamo un attimo con Frida Morrone, che appunto porta Elogio del Buio, molto particolare. Spiegaci un po' la struttura del testo. Allora, buongiorno a tutti prima di tutto e grazie di avermi invitato, ma comincerei con la struttura dello spettacolo, perché è uno spettacolo che si svolge completamente al buio, ed è questa un po' la particolarità, perché è un invito a ascoltare, quindi non veramente guardare, anche se la vista a un certo punto può entrare in gioco, perché il buio non è sempre lo stesso dall'inizio alla fine, ma comunque è già la predisposizione dello spettatore, e quella dell'interprete, la mia, che non è quella normale di uno spettacolo, qualsiasi esso sia. Quindi il fatto di non vedere cambia i riferimenti a cui siamo abituati, i riferimenti spaziali, fisici, di come si sta, di come si è, di come le percezioni si sviluppano. Per cui è già questo che è un po' una particolarità. Gli spettatori entrano, si installano e poi usciranno comunque nella luce, perché c'è una questione di comfort e di sicurezza, ma poi la luce è spenta e per un'ora non si accende più, e per un'ora le sensazioni che si provano sono diverse, quindi gli altri sensi si acuiscono, compreso quello che io chiamo il sesto senso interno, che quindi la relazione con l'intimità di se stessi, cosa vuol dire essere con se stessi al buio mentre si ascolta qualche cosa, e la relazione agli altri. Si sa che si è nella stessa stanza con altre persone che non si vedono ma si sentono. Quindi tutta la parte sensoriale è messa in luce. E in questa situazione, che è un po' diversa, un po' dislocata rispetto a quello a cui siamo abituati in uno spettacolo o nella nostra giornata normale, racconto delle storie che vengono da tradizioni diverse, ma che per me sono storie profonde, con un significato, un senso, una saggezza, che quindi risuona e vibra dentro ognuno di noi in modo diverso a seconda di ogni spettatore, ma che vibra in modo diverso da quello che sarebbe con la luce, perché con la luce si tende a essere verso l'esterno, portare l'attenzione sull'interprete, e così si può portare meglio l'attenzione su se stessi. Noi qui a Milano abbiamo l'Istituto per Ciechi, che quando si va si può fare un'esperienza molto bella. Dialogo al buio. Sì, praticamente, però è un'esperienza di diversa natura. Cioè proprio in qualche modo ti conducono in un percorso, quindi sensoriale, tattile più che altro, per cercare di farti immedesinare, metterti nei panni di chi quei percorsi li fa quotidianamente totalmente al buio.
Sì, io voglio ricordare anche un altro interessante esperimento che è stato fatto dal maestro Cesare Piccolo, non so se lo conosci, che ha fatto questo blind date, che è un concerto al buio, fatto apposta per un'associazione che si chiama CBM Onlus di Milano, per cui loro operano proprio per i bambini non vedenti, ma che potrebbero vedere grazie a pochi piccoli accorgimenti nei paesi in via di sviluppo. Hanno provato a fare proprio questo concerto ed è qualcosa davvero di emozionante, cioè quando ci si ritrova in quella situazione, che è una situazione difficile anche da ricreare, mi immagino anche le complicazioni anche per poterla ricreare all'interno di un teatro, non deve essere per niente semplice, è davvero trovarsi quasi sulla luna, un po' come il nome proprio anche della tua compagnia, cioè trovarsi totalmente in un'altra dimensione, verrebbe da dire proprio. Assolutamente, ho fatto il percorso all'Istituto dei Ciechi questa primavera, per me la differenza già è lo scopo e poi lo spettatore è in movimento, per cui c'è questa tensione che è generata dal fatto di doversi muovere, quindi di poter incontrare un pericolo potenziale. Aggiungi la narrazione. Allora, nel mio caso voglio tirar via qualsiasi tensione possa nascere dal fatto di essere al buio, salvo quella che non si può tirar via, cioè la paura di ciascuno di essere al buio. È tutto al buio lo spettacolo. È tutto al buio. Cioè, 60 minuti di... Salvo gli ultimi due, forse. Di buio. No, spoiler. Ma tutto è il buio, tutto è il buio. Come reagisce il pubblico? Beh, è molto soggettiva la cosa, perché dipende prima di tutto dalla relazione che si ha al buio. Non è che perché si è bambini che si ha per forza paura del buio, al contrario, i bambini a volte si divertono. Gli adulti si scoprono magari aver paura del buio, o lo sanno già e alcuni decidono di non andare a questo genere di esperienze, altri decidono in piena coscienza di fare l'esperienza, altri scoprono di aver paura del buio. Che quindi le sensazioni poi sono diverse, ma quello che io voglio mettere in gioco è anche una rassicurare che per esempio sarà sempre qualcosa di dolce, di comodo, non sono lì per far paura. Il mio scopo in questo spettacolo, poi potrei divertirmi con uno spettacolo di Halloween al buio, ma questo sarebbe un'altra predisposizione. Il mio scopo è quello che ognuno possa mettersi nelle condizioni ideali con se stesso per ascoltare delle storie che fanno senso, che hanno un senso e che possono apportare qualche cosa. Farli viaggiare nel anche dare una nuova interpretazione del buio stesso, forse, che appunto viene sempre legato, una nuova interpretazione del buio quasi, sì, che viene sempre legato appunto alla paura, a chissà cosa si nasconde. Quel chissà magari qualcosa di bello che si nasconde, però effettivamente non necessariamente qualcosa di brutto. Completamente, il buio è qualcosa... Che noi tendiamo a pensare che sia sempre solo qualcosa di brutto nascondersi. È qualcosa di comodo nel quale ci si può lasciare andare. No, e buio in scena, in teatro fa paura. Però tu sconfiggi questa paura sicuramente. Ma ti chiedo una cosa, mia curiosità personale. Cioè, è strutturato come spettacolo per far fare ai vedenti un'esperienza del genere, cioè quindi esplorare la potenza della voce, della narrazione, quindi togliendo uno dei sensi sostanzialmente, oppure l'hai pensato anche per non vedenti e quindi strutturato su una performance fatta esclusivamente, cioè intanto pensando alla loro percezione, alla loro, che secondo me cambia un attimo. Tu come l'hai pensata? Allora, l'ho pensata in questo scopo di poter portare le persone che si prendono al gioco al più profondo del rilassamento e dell'apertura e della disponibilità, e penso che il buio induce questo perché si è con se stessi, all'interno di se stessi e non verso l'esterno. I ciechi fanno già questo automaticamente e in più non hanno paura, perché per quelli che sono nel buio totale comunque è la loro condizione normale, poi ci sono quelli che percepiscono la luce, per cui sarà una cosa fra i due. Allora, per cui il mio scopo è quello dell'apertura e della disponibilità. Ma non è detto che un cieco lo sia perché è al buio. Non so se riesco a... Sì. Cioè, mi dico, per un vedente tirar via la vista induce probabilmente, ma è una cosa molto soggettiva, quello stato. Ma non è fatto con l'idea di dire giochiamo su chi vede di solito e chi non vede. Non è una privazione del senso, ecco. Detto ciò, quest'estate ho presentato questo spettacolo al Festival di Avignone Off e c'è stato un contatto effettivamente con l'Associazione Nazionale dei Ciechi, che erano interessati a degli spettacoli che potessero essere
disponibile ai ciechi per tali quali sono, senza dover fare uno sforzo in più. E la persona responsabile è venuta a vedere e a lui è piaciuto moltissimo, perché si è sentito coinvolto nel gruppo come qualsiasi spettatore, in più avendo delle percezioni sicuramente aumentate rispetto a quello dei... Esatto. Accessibile a prescindere, diciamo. Accessibile a prescindere, esatto. Sempre Isola Casa Teatro, da casa proprio in questi giorni, e teatro anche alle due ragazze che vediamo qui con noi, giusto? Sì, assolutamente. E non solo, siete un bel gruppo. Un bel gruppo nutrito, adesso infatti. Li citiamo un po' tutti. Loro sono ambasciatrici in questo caso. Sì, bellissime ambasciatrici. Abbiamo quindi Giulia Sara Borghi, che firma l'autorialità di questo spettacolo Gocce, insieme a Stefania Buraschi. Esatto. E poi la regina, regia sempre di Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi, quindi sia autore che regista, e interpreti Giulia Amato qui con noi, Jessica Fiumara, Edoardo Maione che è con noi ma non c'entravamo, Arianna Sain che anche lei è con noi ma per questioni di spazio non vedrete in scena. Dunque, Isola Casa Teatro, Gocce, performance, concerto, ma tu mi devi correggere. Di cosa parliamo? Esatto, diciamo che il termine concerto non è proprio esatto. La nostra è una performance di prosa, dove però comunque la dimensione uditiva è piuttosto importante. Infatti le nostre interpreti vanno a realizzare dei rumori, dei suoni in scena, per cui con degli oggetti quotidiani e semplici ricreano per esempio il suono delle onde del mare, piuttosto che il motore di un'imbarcazione, il suono dei gabbiani. Quindi diciamo che è una dimensione molto importante, ma non è l'unica del testo e non è la principale. La nostra appunto è una performance di tra i 50 e i 60 minuti, che ha avuto la prima... Di cosa parla? Si parla, diciamo che il tema è quello dei viaggi per mare dei profughi, che appunto si mettono in barca e spesso devono affrontare dei veri e propri naufragi. Però il nostro punto di vista parte da noi stessi, dalla nostra quotidianità, per cui le nostre interpreti per la prima parte dello spettacolo sono loro stesse, sono proprio loro con i loro nomi, quindi abbiamo Giulia, Arianna, Jessica, che successivamente affrontano un percorso per cui arrivano a concepire l'altro, a rendersi conto realmente di chi sono questi profughi, che normalmente nella vita quotidiana passano come notizie trasmesse dalla televisione di cui siamo solitamente non curanti, arrivano a riconoscere l'altro e a capire che è possibile un'identità, per cui non c'è questa differenza forte che ci separa da loro, ma è semplicemente una storia che potrebbe essere la nostra. Come mai la scelta di parlare di questa tematica? Cioè avete... Sei l'autore, quindi parlo, certo, con la persona giusta. Hai avuto, cioè, è una tua sensibilità, chiaramente, come quella di tutti quanti compagnia, noi, che hai voluto compagnia mettere. Milanese, oltretutto, vero? Sì. Giusto? Voi siete una compagnia milanese, ok. Anche di buona, esatto, scuola, della Paolo Grassi, sì, esatto, un po'. Sì, sì, dai. Sì, sì. Sono belle dentro e fuori queste ragazze, poi tutte quelle. Come vi è venuto in mente di affrontare da Milano, che poi alla fine è vero, cioè lontana dagli occhi, da lontana dal cuore, non so come dirla questa cosa senza sembrare una fredda. Dico per quello, nel senso che, adesso passatemi la cosa spiccia, di verrebbe a pensare che magari, non so, una compagnia siciliana magari potrebbe, come è accaduto, come è accaduto anche, in altre, certo, situazioni, può pensare di portare una cosa del genere. Invece è interessante vedere come per fortuna anche altre compagnie hanno questo tema a cuore, ma infatti anche io sono curioso di sapere come mai proprio questo tema e da dove nasce la scintilla. Certo, diciamo che la prima scintilla in realtà nasce su una richiesta che ci è stata fatta da un collettivo artistico di realizzare una performance brevissima, giusto di 5 minuti, che andava presentata nel 2016. Quindi diciamo che è nato da qui, ma abbiamo scoperto questa materia particolarmente viva e particolarmente vicina alla nostra sensibilità. Per cui appunto abbiamo incominciato a interessarci e a scoprire delle realtà molto interessanti, per cui per esempio ci siamo basate sul lavoro del collettivo Scavusa, che opera a Lampedusa e si è occupato di ritrovare degli oggetti perduti dai migranti, e quindi queste immagini, questi oggetti così tangibili e concreti, diciamo che ci hanno portato a evocare questo viaggio. Quindi abbiamo conosciuto varie associazioni, abbiamo approfondito il più possibile questo tema, abbiamo scoperto come ci siano delle storie interessanti da raccontare, ma che sono appunto anche molto, molto simili per alcuni aspetti
a noi stessi, alla nostra personalità. Quindi abbiamo trovato delle corrispondenze che ci hanno portato a interessarci sempre di più, a far vivere questo progetto, per cui ora che siamo nel 2019, proprio con questo festival, diciamo che debutta la forma finale del nostro spettacolo, che prima è stata presentata come studio in varie versioni più brevi, ora invece diventa un lavoro completo. È stato un percorso anche di conoscenza. Esatto. Il vostro, di una tematica che magari avete affrontato per uno spunto, poi dove vi ha portato? Vi ha un po' cambiata questa visione? Cioè avete riconosciuto di avere del pregiudizio che avete poi smontato? Come è andata? Sì, abbiamo scoperto che ci sono tante cose che magari diamo per scontate, magari c'è tanta ignoranza, e quindi quello che cerchiamo anche di presentare nel nostro spettacolo, per cui appunto l'immagine di qualcosa per cui tutti sappiamo vagamente che esistono, che continuano questi naufragi, però c'è il momento in cui magari la televisione, la radio ne parla di più e ci sembra più attuale, e poi invece altre notizie lo coprono e non lo ascoltiamo. Però comunque dal 2016 ad oggi abbiamo continuamente avuto un nuovo materiale, per cui per esempio vengono presentati nel nostro spettacolo le date di questi naufragi, e ne abbiamo avute tantissime da aggiungere continuamente. È vero, è interessante, perché insomma parlare di naufragi è un rumore di fondo, come diciamo spesso, diventano poi un rumore di fondo. Quando poi comincia a dargli delle date, degli orari, dei nomi, dei luoghi, delle storie, e cominciano a diventare davvero qualcosa di, che non è più appunto un rumore di fondo e basta, ma diventa poi qualcosa che può ancora tornare, per fortuna, nella nostra quotidianità, a scuoterci un attimo. Sì, sono... come sempre l'apriorismo, no? il pregiudizio è qualcosa che poi smonta l'umanità, ti spoglie dalla sensazione, cioè dalla certezza che poi in tanti altri momenti della vita hai, che tu sei esattamente come gli altri. Poi cioè non c'è nessuna differenza tra te e quella persona che è sul gommone, ma per arrivare a questa consapevolezza devi smontare il rumore di fondo. No, ma anche perché poi insomma, ahimè, ci abituiamo troppo facilmente alle notizie, noi tutti quanti, cioè ormai vedere questo meccanismo che a teatro ben conosciamo. Io volevo portare un esempio, Barbara, volevo portare un esempio proprio anche proprio qua all'off, quando venite al Village Off ci sono, qua appena entrate, delle installazioni artistiche, tra cui due clochard, due barboni ricostruiti, buttati lì per terra così. A Milano, i barbun, una figura milanese. Barbun, infatti. Devo dire che i primi giorni, ogni volta che entravamo, io e la redazione ci fermavamo un attimo e ormai entriamo senza neanche vederli. Cioè come ci si abitua facilmente alle cose brutte e li si cancellano e si tolgono. Il pensiero non è mio, è di Silvia, della redazione, che mi ha fatto ragionare su questa cosa, e la ringrazio anche. Infatti no, devo dire che do la maternità di questo pensiero a Silvia. Però effettivamente è così, cioè oggi sono entrato e mi sono accorto di questa cosa, che come Silvia mi aveva già detto, guarda che succederà che ora della fine del festival manco ci accorgeremo più dell'esistenza di quei due fantocci all'ingresso. È un po' così anche su quel tema, e ben vengono invece gli spettacoli che cercano insomma di ridare. Come vedi è un problema, noi siamo qui e tu vedi, di solito noi intervistiamo e lasciamo parlare giustamente, ma adesso vi diamo la parola. Ma è una tematica questa che poi ti spinge naturalmente a parlare, cioè è qualcosa che in qualche modo la viviamo in maniera molto conflittuale dentro di noi, e quindi ben vengano questi testi, perché continuare a essere stimolati, uscire dal rumore di fondo, lo schiaffo in faccia per parlarne e anche affrontare la nostra vergogna della non memoria, è normale. Sono interessanti gli spettacoli, secondo me, appunto ti mettono un po' in gioco, nel senso del spettacolo, diciamo, prima appunto ci si mette in gioco, nel senso di dire ok, le tue paure devi superarle, devi affrontarle, e qui invece appunto sono due spettacoli secondo me molto adeguati anche all'ambito in cui si svolgono. Vero che forse il tuo è ancora, cioè Isola Casa Teatro, ricordiamo, è un teatro che è una stanza di una casa. Quindi la dimensione così per lo spettacolo di Frida Morrone è probabilmente il non plus ultra, cioè è una dimensione assolutamente corretta. Loro sono più in scena, però hanno una vicinanza difficilmente che puoi trovare su un palco da un teatro, con un palco che ti distanzia dal pubblico, proprio per questo meccanismo di vicinanza e di
sopraffazione di questa, no? Della consapevolezza. Sì. Infatti volevo invece tornare proprio sugli spettacoli un attimo. Adesso, avete parlato appunto della gestazione abbastanza lunga, nata da un piccolo seme che proprio ha germogliato. Invece nel tuo caso, Frida, come nasce questa gestazione di questo spettacolo? Ed è interessante vedere come loro dicevano, il loro spettacolo debutta in forma finale qui al Fringe. Spesso volentieri il Fringe, negli altri Fringe, vengono invece usati per affidare gli spettacoli, no? Quindi insomma, in Italia sempre facciamo le cose un po' a maniera nostra, diciamo, no? Allora, nel mio caso è una storia un po' particolare, nel senso che in Francia, dove abito, programmo un festival di racconti nella regione, in una regione centrale, e il primo anno che abbiamo fatto vicino a Blois, dove quest'anno ci sono le celebrazioni per il 500° anniversario della morte di Leonardo, perché c'è il castello di Chambord, dove ecco, un bel posto molto chic. Ma il festival non è nei castelli, è nelle biblioteche, e il primo anno che ho fatto la programmazione, che abbiamo fatto perché siamo in due, il tema era il sogno, e quindi ho chiesto a un'altra narratrice di fare questa esperienza nel buio o nella penombra, perché trovavo che la sua parola fosse molto con immagini, e l'esperienza è stata talmente flagrante che ho detto anch'io! Ed è così che è partita. Allora, Frida Morrone, questo quando è successo? Questo è successo, l'esperienza che ho proposto è stata 4 anni fa, e io lo spettacolo l'ho concepito 1 anno e mezzo fa. Tu che lavori appunto sia in Francia che in Italia, e anche in altri paesi, mi auguro, mi spero, visto la tua grande capacità, come reagisce il pubblico? Cioè, i pubblici sono sempre uguali oppure... Ma per questo genere di esperienza, pubblico che trovi, paesi che vai, pubblico che trovi. È un po' questo, ma per questo genere di esperienza entra così tanto nella soggettività e nell'intimità di ogni persona, che alla fine è un po' come la questione del il naufrago, è comunque una persona e le persone sono tutte uguali nella loro diversità. Torna un po' la nostra primordialità, quindi tocca è l'umanità che reagisce prima, più che il fatto di essere abituati ad andare a teatro, il fatto di essere abituati a un certo togli tipo fronzole di cose. Le tocchi, differenze. Tocchi delle corde che sono uguali in tutti, sì, i paesi. Sì, in tutte... Togli le differenze, che molto spesso sono estetiche, quindi dedicate alla vista. Ma diciamo che sono delle esperienze sensoriali, per cui certo, nel momento in cui siamo esseri sensibili e sensoriali, ci tocca... diversamente ma nello stesso modo. Dunque, hai una compagnia, la compagnia Stolfo sulla Luna. Sì. Voglio sapere del nome, prima di tutto. Voglio sapere del nome. Ma come? E non conosce Stolfo? No, io non lo conosco. No, io sono quello ignorante dei due, quindi... Vai tu, vai, io non infatti per quello, io sono l'uomo della strada. A Stolfo sulla Luna è il nome di un capitolo dell'Orlando Furioso. Ed è quel passaggio dove Orlando, diventato pazzo per amore, ma non può più combattere per Carlo Magno. Il senno va sulla luna, in quegli anni si credeva questo. Esatto. E a Stolfo prende tutte le cose un bel ippogrifo perdute su terra, vanno sulla luna. Esatto. E la luna è il posto dove si ritrovano gli oggetti perduti su terra, con l'etichetta del proprietario. E lo spirito, quindi la ragione, è conservata in bottiglie con il nome del proprietario, che sono più o meno riempite. E quando Stolfo arriva con il carro del profeta Elia, che raggiunge attraverso l'ippogrifo, si accorge che le bottiglie sulla luna del senno terrestre sono più riempite di quanto immaginasse. E la bottiglia di Orlando è riempita fino al bordo. Quindi la prende, torna su terra. Orlando nel frattempo è stato catturato perché ha distrutto tutto sul passaggio, peggio di Attila. È un po' un canovaccio quello di Orlando, un canovaccio vero e proprio, cioè è stato trasformato da tantissimi autori in tantissime storie. Probabilmente questa è la mia preferita in assoluto. Quindi, egli si fa respirare il suo senno. La simbologia è molto poetica. Quindi con questa, come mai quindi questa scelta diciamo
è una cifra poetica quella che ti hai sì, dato. Sì, è l'immagine, di questo guerriero che non fa la guerra, che se ne va in giro per il mondo e che le cose gli capitano. Gli capita di trovare un ippogrifo, gli capita di trovare un anello che rende invisibile. Gli capitano delle cose e le prende. Prende le occasioni che la vita gli propone, sono sempre delle occasioni magiche che fanno viaggiare, che fanno stare nell'immaginario e che lo distolgono dal primo intento che è quello di fare la guerra. Quella la lascia agli altri. E ti è capitato di andare in Francia? L'hai scelto? Com'è il tuo percorso? Perché da Milano, perché sei milanese? Sì, sono origine. Milanese. Come sono andata arrivata? A Londra per imparare l'inglese. E giustamente vai in Francia. Francese. Sono rimasta 3 anni ed è lì dove ho scoperto che esistevano dei mestieri nella cultura, indipendenti dal fatto di fare l'artista. E per fare una formazione in quanto gestione delle arti sono andata in Francia, dove comunque ci esistono diversi corsi di buonissimo livello. E qui in Italia non c'è spazio. Nel senso, sei a Milano, non sei a Cani Cattivi, voglio dire, se una persona salutiamo come te, salutiamo gli amici Cani Cattivi, saluti Cani Cattivi, siete nei nostri cuori, però quello che dico, cioè, non hai trovato questa dimensione qui a Milano che in realtà dovrebbe essere allora, dare queste occasioni. All'epoca, in quanto formazione, in Italia ce n'erano pochissime. La Francia aveva 5-6 anni di anticipo. C'era una formazione che a quanto pare era ottima all'Accademia di Belle Arti, aperta fino ai 27 anni, io ne avevo 28. E poi ce n'era un'altra in Toscana, ma nei fatti non c'era molto, no, poi forse mi viene da dire scelta. La Francia è anche interessante dal punto di vista poi non solo della formazione ma anche del post formazione, mi viene da dire, no? E poi, cioè, prima ha detto una cosa che l'ha lasciata cadere così, mi ha detto che il festival che fate voi in quel paese che mi diciamo che si chiama la città dove lo vicino fate a Blois. Vicino a Blois non è nei castelli, no? Così l'ha detta, è nelle librerie. L'ha detta così come se fosse una cosa banale. Io ricordo che ci sono municipi interi di Milano che non hanno librerie. Quindi non è così banale anche solo avere allora, una libreria. Nelle biblioteche. Nelle biblioteche peggio ancora, nel senso che non ci abbiamo anche quelle volte. Ne abbiamo una rionale e quando ci va bene. Cioè. Sono di Torre Annunziata, ce n'è una, di biblioteca comunale, salutiamo Torre Annunziata, però un po' mi girano perché. No, infatti quasi. Ma diciamo che poi dopo i miei studi ho trovato lavoro, per quello che sono rimasta. Poi il fatto di lavorare a Milano mi piacerebbe anche, voglio dire, la vita fa sì che poi ci si allontana un po' da altre assolutamente strade. Assolutamente, è necessario seguire un po' la luna. Ma adesso, guarda, adesso sono a Milano. Allora, invece voi avete fatto la vostra compagnia, appunto, che si chiama Kaleidos, l'avete formata già al tempo della scuola di Paolo Grassi o si sono aggiunte altre persone? Qual è il vostro percorso? Allora, Kaleidos nasce nel 2014 su iniziativa mia e di Stefania Buraschi, con la quale appunto solitamente collaboro. Ed è un gruppo piuttosto eterogeneo che si modifica, diciamo che io e lei siamo gli elementi fissi che sono rimasti, ma man mano negli anni sono cambiate varie persone. E adesso con l'entrata nell'universo della Paolo Grassi diciamo che il gruppo ha un po' cambiato forma e appunto abbiamo Giulia e Arianna che frequentano l'Accademia come attrici, mentre appunto io e Stefania la frequentiamo come drammaturghe e varie altre persone che invece come Edoardo che probabilmente sarà a brevissimo un nuovo allievo. Quindi diciamo che adesso stiamo diventando un gruppo Paolo Grassi. Okay. Siete appunto però Paolo Grassi in Italia, cioè siete proprio in la state facendo in questo momento, non è che l'avete già finito oppure la stiamo terminando, siamo all'ultimo anno. Sì, allora, interessante vedere come già vi siete portati avanti, diciamo, quindi molto sì, molto interessante questo. E siete venuti al Milan Off vostra iniziativa o anche mediante vi ha costretto qualcuno, no? Nel senso sì, anche saperlo, poi li andiamo a prendere, noi siamo cattivi. Ci siamo proposte, abbiamo proprio scelto di partecipare. Quindi diciamo questo, i vostri professori, parliamone perché la Grassi è una, diciamo, una istituzione, è stato nell'edizione precedente a questa un professore della Paolo Grassi, sì, è stato sì, insieme c'era a noi. C'era, esatto. C'era con noi, sì. Quindi cosa pensano alla Paolo Grassi di questa tipologia di festival? Ne parlate? L'hanno già cacciato oppure? No, no, non ancora. No, chissà, a me, forse proprio lui. Dopo.
Cioè, come vede la scuola di Milano di teatro un'iniziativa come Milano Off Fringe Festival? Io chiedo anche, no, seriamente, però, anche come reagisce la scuola a una forma, diciamo, di autogestione come la vostra, nel senso di dire, ok, ci formiamo tra di noi e ce ne andiamo a farci le cose nostre. Cioè, No, allora, partendo da quest'ultima suggestione, in questo la Paolo Grassi sicuramente incentiva molto. Noi siamo l'unica scuola di arte drammatica in Italia che ha 5 corsi diversi, quindi oltre a recitazione e drammaturgia ci sono corsi di regia, teatro danza e organizzazione teatrale. E in questo devo dire che negli anni si sono formati tanti gruppi di persone che appunto frequentano i vari corsi e che con sensibilità affini, con obiettivi comuni, si mettono insieme, creano compagnie, creano gruppi e creano delle realtà anche affermate e comunque molto attive, in particolare nel territorio milanese. E per quanto riguarda il Fringe Festival, in questo caso c'è una forte componente Paolo Grassina, come diciamo noi, ma è un qualcosa di esterno che però viene, come dire, colto positivamente. Noi, in quanto allievi tuttora frequentanti la scuola, dobbiamo chiedere un permesso per poter partecipare a delle attività extra scolastiche e ci è stato accordato senza nessun problema e anzi con entusiasmo, perché è sicuramente un modo per noi anche di testarci al di fuori della scuola, che è comunque una sorta di bolla protetta. Ed è diverso invece andare in uno spazio come, per esempio, Isola Casa Teatro, in cui il pubblico è veramente a strettissimo contatto proprio fisico con l'attore. Per voi oro. Ma sì, contaminazione, ecco, voi siete insieme a lei, riuscite a in qualche modo, lei fa un tipo di teatro veramente, cioè bisogna saperle fare queste cose. Ma posso dire che forse loro sono, posso dire, le più fortunate, adesso senza che non me ne vogliono gli altri, però per delle studentesse essere messe in cartellone insieme a una compagnia che arriva da Berlino, una compagnia che arriva da Parigi, insomma, è interessante come... No, è un'occasione bellissima. Avete occasione di scambiare, contaminarvi. Beh, noi abbiamo debuttato tutti quanti ieri, quindi ieri è stato un po' un giorno forsennato, noi oltretutto con Gocce eravamo l'ultima replica alle 21.30, quindi eravamo molto, diciamo, concentrate sull'allestimento, sull'andare in scena. Non era andare a vedere gli altri spettacoli, forse non li sareste goduti più di tanto, ancora, mi sa. Esatto, però siamo sicuramente, beh, devo dire anche grati di poter assistere a uno scambio, ecco, da vari paesi con varie suggestioni, anche se poi secondo me c'è un filo rosso che collega non a caso tre spettacoli che sono stati selezionati per uno spazio atipico per certi versi, ma molto fertile. E quindi speriamo assolutamente nei prossimi giorni di poter assistere e farci ispirare con tutto, i nostri... Barbara, spazio atipico, ma forse tra gli spazi quello proprio più fringe in assoluto, mi viene da dire. Sì. È proprio lo spazio da fringe quello lì, no? Molto. Sì. È una cornice bellissima. Barbara, siamo quasi in chiusura, quindi tiriamo le conclusioni. Assolutamente sì. Avevo un'altra domanda. Vabbè, ma dai, facciamola veloce. No, semplicemente volevo sapere... Sì, avete appena debuttato, però vi è comodo avere casa base qui? Cioè, riuscite poi a venire qui a frequentare l'ambito del festival un po' più allargato, perché Isola Casa Teatro bellissimo, però è anche un, diciamo, un po' isolato rispetto a questo tipo di contesto di Fabbrica del Vapore. È per voi un plus, un minus, cioè, oppure riuscite a passare la giornata qui e poi fare il vostro spettacolo? Sicuramente è un valore avere anche questo spazio di riferimento e non è un problema spostarci, ormai siamo abituate a spostarci per tutta la realtà milanese, quindi è bello anche che ci sia questo spazio di aggregazione, che ci siano anche degli eventi serali, poste di spettacoli per potersi conoscere e confrontare, quindi sicuramente adesso che è passata la prima possiamo buttarci più a capofitto in questi tanti incontri paralleli che ci sono. Vai, che ormai è feste tutte le sere, vai tranquillo. Invece per te è un po' un azzardo fare questa diciamo isola un po' lontana dal centro poi del festival? Ma in realtà non è veramente lontana, perché parlo in macchina, sono 6 minuti secondo il navigatore, per cui è comunque piuttosto vicina. Usufruire di spazi così dove ci sono delle attività, su Google Maps, effettivamente non è lontano, Barbara. Sto guardando che non è lontano, dove ci sono attività durante tutta la giornata, è molto interessante.
quello al contrario che potrei dire, che mi dispiace un po', sono gli altri spazi, quindi non la fabbrica del vapore, usa la casa teatro, ma gli altri due, tre che rimangono, che rispetto a quello che facciamo noi, di colpo sono lontani. Quindi per spostarsi, avere il tempo per fare, per vedere un certo numero di spettacoli. Un tram comodo che da lì vi porta verso la cooperativa. Questo non lo so, i mezzi pubblici non sono conosco. Cose da aggiungere, sì, magari nelle informazioni. Fare i percorsi da un posto all'altro. Glielo, Renato, te lo suggeriamo per la prossima edizione, fare la mappa con i percorsi suggeriti. E questo è infatti una cosa da implementare. Infatti. Benissimo. Allora, diamo le ultime indicazioni appunto su dove, come e quando vedere i nostri allora, ospiti. Allora, Elogio del Buio, Eloge du Noir, performance di teatro narrazione su completamente al buio, si andrà in scena Isola Casa Teatro di via Jacopo dal Verme 16. Gli orari sono stasera alle 21:30, venerdì 17:30, sabato 19:30, domenica 21:30. Proprio non avete scuse, avete tutti gli orari e tutti i giorni. L'autore e interprete è Frida Morrone della compagnia Stolfo sulla Luna. Sono state ancora con noi della compagnia Kaleidos con lo spettacolo Gocce, l'autore Giulia Saria Borghi, che firma insieme a Stefania Buraghi il lavoro e firma sia il soggetto che la regia, e l'interprete con noi è Giulia Amato, e si affiancano a lei Jessica Fiumare, Edoardo Maione, Arianna Sain. Salutiamo. No, che qua, alcuni sono qua dietro le quinte. Firmate anche i costumi con Jessica Fiumara. E poi, vabbè, la produzione è la vostra. Quindi gli orari, sempre a Isola Casa Teatro, sono stasera alle 17:30, venerdì alle 19:30, sabato alle 21:30, domenica alle 17:30. Tutti questi orari... trovate sul sito di Milanof, o se venite qui a Fabbrica del Vapore c'è il libricino, che è fondamentale anche per noi per riuscire a fare le dirette, se no non sapremmo nulla di quello che stiamo dicendo. Io, Barbara, ti ringrazio tantissimo davvero. Grazie a te. Ci si vede nei vari. Grazie a voi. Ci si vede a teatro, ci si vede a casa. Merda, con voi. Ragazzi, mi dispiace, non c'è un altro modo per dirlo. Merda. Non c'è un altro modo, sembra in fascia protetta, ma si può dire. Merda. Infatti, credo, si dice merda in Francia, nel senso stesso, si usa lo stesso eufemismo. Perfetto, benissimo. Io davvero vi ringrazio tantissimo. Grazie mille, complimenti per il lavoro che state facendo. E beh, allora, ieri tutto a posto, adesso è tutto in discesa, adesso si va da Dio, adesso dai, va bene. Grazie mille Barbara. Grazie a voi. Grazie anche a voi che ci avete seguito, noi ritorniamo qui in diretta alle 15, giusto? Sì, ok. Sempre qui in diretta alle 15 da Milano News è tutto per adesso, ci rivediamo più tardi. Grazie mille, arrivederci, a presto.